Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Ritorna l'incubo spread, sfondata quota 330. BTP Italia non scalda i piccoli risparmiatori. Fisco salta la sanatoria sugli avvisi bonari. Effetto Brexit, il mercato dei titoli di Stato torna a Milano. Risparmio gestito in trincea, la raccolta tiene. Gli asset manager in mostra a Lugano. Ritorna la paura sui mercati, lo spread tra BTP e Bund ha sfondato la soglia dei 330 punti base, raggiungendo il livello più alto dal 19 ottobre scorso. A contribuire a questa impennata del differenziale una serie di fattori. Sicuramente non ha aiutato il deludente risultato all'asta dei BTP Italia, mentre sullo sfondo appare ormai scontata la bocciatura comunitaria sulla manovra di bilancio e sulla gestione del debito pubblico. Ovviamente sono preoccupato, il commento lapidario del ministro dell'economia Giovanni Tria alla domanda dei cronisti a Montecitorio sull'aumento dello spread. Poco più di 400 milioni di euro durante la prima giornata di emissione contro i 2,3 miliardi dell'emissione di maggio. È il magro risultato raccolto dal BTP Italia. Il bono del tesoro con cedole legate all'inflazione di cui 19 novembre scorso è iniziato il collocamento sul mercato. Sul risultato ha influito senza dubbio il rialzo dello spread, il differenziale di interesse tra i titoli di Stato italiani e tedeschi. Una sanatoria meno costosa per il bilancio italiano. Il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci ha confermato che verrà esclusa dalla stessa la definizione degli avvisi bonari. Una scelta destinata a far risparmiare circa 3 miliardi di euro, cioè quello che sarebbe stato il peso dei mancati recuperi in 3 anni. Per le liti fiscali si punta ad aumentare le riduzioni per chi chiude subito la causa. Si potrà arrivare a uno sconto massimo del 95% in caso di doppia vittoria in primo e in secondo grado del contribuente con l'Agenzia delle Entrate. Il debito europeo trasloca sotto la Madonnina. Il London Stock Exchange Group ha squarciato il velo su 2 anni di trattative sotterranee. È stato confermato che il mercato del debito sovrano, denominato in euro, si trasferirà dalla City di Londra a Milano, all'esito del percorso di Brexit, probabilmente dal 1 marzo 2019. Sui vari segmenti di MTS, la piattaforma di negoziazione dei bond sovrani, operano oltre 500 controparti qualificate e 2000 traders. Con l'epicentro dell'eurodebito a Milano, anche si il sistema bancario interno avrà ragioni di giovamento. Il pool di liquidità generato dalle negoziazioni è enorme, fornirà sostegno al mercato dei repurchase agreement. Nonostante un anno difficile, il risparmio gestito tiene duro. A dircelo sono i nuovi dati trimestrali di Assogestioni, l'associazione di settore guidata dal presidente Tommaso Corcos. L'industria registra nel terzo trimestre 2018 una raccolta netta per oltre 4 miliardi di euro. I dati sulle sottoscrizioni delle gestioni portafoglio e delle gestioni collettive sono positivi rispettivamente per 3,6 miliardi e 454 milioni di euro. La raccolta del sistema da inizio anno raggiunge i 13,8 miliardi di euro sotto la spinta delle gestioni collettive con 11 miliardi di apporti. Il patrimonio gestito è di 2.065 miliardi di euro. Si è svolto lo scorso 19 novembre a Lugano il Lantern Fund Forum, evento dedicato all'evoluzione dell'asset management, con particolare attenzione alla piazza finanziaria svizzera, numerosa come sempre la presenza di ospiti internazionali che si aggiungono agli oltre 50 espositori provenienti dal mondo del risparmio gestito, del private banking e delle criptovalute. Keynote speaker quest'anno è stata Viviane Reding, ex vicepresidente della Commissione Europea. Consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com e Enel. Buy a 6 euro per Equita con apertura in mattinata a 4,62. Una valutazione in scia all'approvazione dell'aggiornamento del piano industriale al 2021, che prevede un utile in crescita nel 2019 a 4,9 miliardi. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto di Aberdeen, mentre ultima posizione per Alger. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un augurio di buon investimento a tutti quanti voi.
Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.